video haul. Un video haul inaspettato, cioè lo aspettavo ma non sapevo quando. Ovvero, ho fatto un mesetto fa l'ordine da Bycoins. Non so se lo conoscete, si tratta di un sito cinese dove potete trovare assolutamente di tutto. Di tutto davvero, diciamo che acquisto da vari altri siti. Magari se vi interessa sapere un po' i siti da dove acquisto, come mi trovo, cosa ho comprato nel passato, insomma fatemelo sapere, perché farei davvero volentieri un video di questo genere. Ad esempio ho acquistato spesso da Mini in the Box, che è ottimo per cover cose varie, ma per quanto riguarda il make up ha poche cose a prezzi parecchio alti, insomma, rispetto a Bycoins. E c'è stato un piccolo inconveniente, perché avevo fatto l'ordine insieme io e il mio ragazzo. Era un ordine di circa 25 euro se non erro, e ci è arrivata la comunicazione dopo pochi giorni che una parte di ordine era andata persa, boh, non so, sta di fatto che ci hanno rimborsato senza nemmeno che glielo chiedessimo, insomma, i soldi nella postpay. Quindi c'è una correttezza allucinante, per fortuna. E quindi abbiamo fatto in seguito un altro ordine con la parte, diciamo, mancante, quindi ancora non arriva, e quindi vi prenderete poi un altro video haul. E oggi vi faccio vedere le cose che ci sono arrivate, quindi diciamo la metà di ordine, che secondo me sono anche fra le cose più interessanti. Il pezzo forte lo lascio per ultimo. Allora, la prima cosa che ho preso, che è una cosa che sto aprendo adesso con voi e non so quanto potrà essere realmente utile, è questa bustina, ho anche i prezzi, che sono dei, ora ve lo apro, è questo filo, come vedete, molto lungo, e dove ci va il pennello dentro, ovvero quando laviamo il pennello, ne prendo uno, tipo questo qui, avete visto che spesso alcuni, specialmente mi sono accorta quelli cinesi o comunque non proprio buoni, appena lavati tendono un po' a spelacchiarsi, e questo serve appunto per fargli fare questa cosa, ok, che come vedete rimane, diciamo, le setole belle compatte unite e si asciugano così, sia insomma per farli asciugare sia magari per portarli in viaggio. Boh, volevo provare, non so se realmente è una cavolata questa cosa, sta di fatto che ho pensato comunque è riutilizzabile perché la posso lavare tutto quanto, è tipo fatta di plastica, e l'ho voluta provare. Questo qui viene 0,75 centesimi, cioè, vi consiglio assolutamente di farci un salto, perché cioè, su questo sito, perché ha dei prezzi davvero fantastici. Rimettiamo dentro questo. Poi un'altra cosa che ho preso perché è curiosissima, ma qui mi serve il vostro aiuto, è diciamo la simil Tangle Teas, penso sì, se non erro si chiami, che è la spazzola che io vedo tipo tantissimo in giro, questa fatta così con questi dentini fitti e diciamo il coperchietto, c'era in vari colori, c'era zebrata, leopardata, azzurra, non mi ricordo, e io l'ho presa ovviamente fucsia. E ma io questa qui volevo capire da voi, cioè si usa, io so che si usa sui capelli bagnati, ma la posso usare anche sui capelli asciutti o me li tira? Non lo so, ancora non l'ho provata perché mi è arrivato tipo un'oretta fa il pacco. Questa qui, diciamo, l'ho presa per sfizio perché mi attirava tanto anche appunto la Tangle Teas, ma viene intorno ai 15 euro. Oddio, a me per una spazzola spendere 15 euro un po' mi piange il cuore, onestamente. E questa invece viene 2,97 euro, quindi se magari vedo che con questa mi trovo bene, ma cioè io non mi stupirei se dopo un po' di volte i dentini incomincino magari a rompersi per quanto l'ho pagata, però se è vero che realmente mi ci trovo bene e vale la pena, magari potrei spendere anche i 15 euro per quella originale. Fatemi sapere se voi ce l'avete e come vi trovate. Poi c'è anche una vasta scelta di pennette USB, e ne abbiamo prese due con il mio ragazzo, uguali, però cambia, come si dice, la capienza. Vi faccio vedere una, tanto è uguale, e appare così in questa scatolina di latta. Questa è da 16 giga ed è carinissima. Intanto dentro c'è anche la catenina per poterla attaccare come portachiavi, e penso sia utilissimo specialmente tipo per chi come me ha lo stereo in macchina con la chiavetta USB, averla insomma sempre a portata di mano è comodissimo. E questa è la chiavetta, cioè quanto è bella,
È spettacolare, è fatta davvero benissimo, è in gomma e qui si stacca il tappino. È davvero carina, carina, carina. La trovo comunque molto sfiziosa anche magari per fare un regalo. E questa qui da 16 giga viene 5,73 euro. Poi invece abbiamo preso anche una da 8 giga che non so perché, mentre quella da 16 è venuta così con questa scatolina. Quella da 8 è una semplice bustina e veniva 4,26, che insomma non vale nemmeno la pena perché è il doppio e non c'è nemmeno un euro di differenza, quindi. E anche questa, come vedete, ha il laccettino per farla diventare portachiavi. E poi arriviamo al pezzo forte, i pennelli. Allora, io già acquistai da Bycoins dei pennelli, sono quelli che voi mi vedete utilizzare sempre, che sono questi qua rosa, con il manico rosa. Allora, vi dico la mia esperienza prima su quei pennelli. Quando li comprai mi arrivarono in questo barattolo chiuso, cioè ovviamente questo è un barattolo unico, io l'ho usato per dividere pennelli viso e occhi, e erano abbastanza morbidi, ma puzzavano da morire. L'ho dovuti lavare per circa 3 volte di seguito, lasciarli fuori all'aria, era una cosa, puzzavano tipo di plastica, non lo so, era davvero impressionante. Per fortuna dopo averli lavati tutto quanto è andato via, ma poi più che a puzzare non erano i pennelli, ma bensì era proprio la confezione, quindi ho lavato più volte quella con il sapone perché alla fine i pennelli una volta lavati le setole non, cioè non erano proprio inodori per fortuna, ma la confezione era allucinante. Né a lungo andare, però devo dirvi la verità, ce l'ho ormai penso da 6 mesi più o meno. Quelli viso soprattutto si sono parecchio inaspiditi, induriti. Quelli occhi un paio, gli altri sono comunque abbastanza buoni. Ovviamente l'ho pagato pochissimo questo set, quindi è ovvio che non pretendo la luna, però a lungo andare ci sono un po' magari rimasta male, diciamo. Invece ho preso questi altri pennelli che non hanno confezione perché tanto insomma non mi serviva. E sono questi pennelli qui. Questo set di pennelli sono, allora, anche qui devono essere 10, ma sono 9, me ne sono accorta adesso. Io non so nemmeno se contattare o no il sito, perché tra l'altro due l'ho anche appena utilizzati per il trucco. Quindi non so, vabbè. Vedrò. E si presentano tutti quanti così con la loro bustina intorno. Erano tutti quanti uniti in una busta. E ora ve li faccio vedere. In realtà dovevano essere 5 da viso e 5 da occhi, invece sono 4 da viso e 5 da occhi. Vabbè. Scusa, se mi scusa se ne vedete 2-3 sporchi, ma sono quelli appunto che ho utilizzato per il trucco di adesso. Iniziamo da quelli viso. Allora, ci tengo a dire che non puzzano assolutamente, anzi. Cioè, sono veramente inodore, hanno il manico bello cicciottone e sono, cioè, io mi dispiace che non riesco a farvelo capire, di una morbidezza spettacolare. Cioè, a livello di morbidezza assomigliano tantissimo a quelli del set Acqua di Neve, che sono fantastici. Cioè, sono veramente bellissimi. Ho chiesto anche su Facebook se fossero il dupe di qualche pennello famoso, perché su questo sito trovate dupe di tutti i pennelli, poi magari dopo vi spiego un attimo bene il sito, e mi hanno detto che forse è dei Sigma. Io onestamente non lo so, magari se lo sapete fatemelo sapere, ma cioè sti cavoli, sono fantastici e come vi ho detto sono morbidissimi. Questo qui è da viso, come vedete è leggermente tagliato ed è morbidissimo. Poi altro da viso che ho utilizzato adesso, infatti se lo vedete è un pochino sporco, è per applicare la terra, perché volevo fare, diciamo, provare a fare un po' più di contouring. Certo non è che sono così brava. Ed è questo qua fatto un po' più a punta, più a penna, e anche questo è morbidissimo. Non hanno alcuna scritta, nessun marchio sul loro manico. Altro pennello da viso, così nel frattempo me li spacchetto anch'io. È questo flat buchi, bello pieno, cioè tutti quanti questi che vi sto facendo vedere hanno delle setole davvero molto molto fitte e morbidissime, cioè è fantastico quanto è morbido questo pennello. E ultimo pennello da viso è un semplice
pennello, insomma, da terra, blush, e anche questo, come vedete, è molto fitto. Mentre i pennelli da occhi, allora, prima ho utilizzato questo qui, che è a pennina da sfumatura, ed è anche questo morbidissimo, inutile che ve lo che ripeto morbidissimo ogni pennello, perché penso che l'avete capito. Altro pennello da sfumatura, poi insomma ogni pennello, ognuno io penso lo adatta un po' alle proprie esigenze, cioè se con questo volete applicare anche il correttore va più che bene, però anche per fare delle sfumature ampie secondo me è molto valido. Poi questo qui, che questo lo vedo ancora, cioè questo lo vedo davvero perfetto per il correttore, perché come vedete è bello fitto ed è leggermente trasverso, quindi insomma lo vedo proprio comodo per fare così. Piano piano li proverò tutti e vi dirò. Questo invece è un mini flat buchi, e infine ce n'è un altro che è un pochino meno grande dell'altro, sempre trasverso. Sono davvero fatti bene, sono davvero morbidissimi. Ovviamente vi farò sapere anche come si comportano con i lavaggi. E sono soddisfatta da morire, cioè sono veramente contenta. Anche perché penso che farò una cernita di alcuni pennelli che ho, perché ho alcuni pennelli vecchi, vecchi, tipo, non so se ve lo ricordate. Parecchi anni fa ormai, saranno almeno 4 anni fa, 4-5 anni fa, da Kiko c'era un barattolone in latta con un set di pennelli di Vinofferta, ed è il primo set di pennelli vero che comprai, ma anche quelli a lungo andare insomma si sono parecchio induriti, cioè è vero pure che li uso quotidianamente, eh? E tipo questo qui da viso, che è quello più grande, è durissimo, cioè in confronto a quelli è davvero duro, quindi non lo so, farò una cernita. Comunque, ritornando al sito, i consigli che vi posso dare sono quelli di non fare carrelli troppo grandi, ovvero di non superare i 15-20 euro a carrello, perché comunque è stato il sito stesso, la prima volta che lo contattai per sapere come funzionava, a consigliarmi di non fare carrelli troppo grandi per il rischio di essere bloccati alla dogana. E a me con Mini in the Box è successo purtroppo spesso e volentieri. E quando vi arriva il corriere, no, il corriere, il postino, insomma, e vi dice: guarda che ci devi dare, che ne so, 15 euro di dogana, non potete nemmeno rifiutare il pack, quindi vi siete fregati in pieno. Quindi il mio consiglio è quello di non fare carrelli troppo grandi, e piuttosto dividere, tipo io il primo ordine che feci due carrelli da 10 euro. Tanto voi, cioè, fondamentalmente non cambia niente, perché anzi al 90% vi arriveranno anche nello stesso giorno, quindi a voi poco interessa, però almeno evitate di pagare la dogana, perché insomma, che andiamo a risparmiare per prendere dei pennelli economici e poi ci andiamo a mettere sopra la dogana, è tutto un cavolo. Ah, non vi ho detto quanto pagate i pennelli. 10 pennelli, che in realtà ne ho 9, però non fanno nulla, e sono venuti 8,64 euro, cioè davvero un prezzo irrisorio. E su questo sito potete trovare i dupe di varie palette, ma soprattutto i dupe di tanti pennelli. Ci sono i pennelli MAC, Sigma e Real Technique, tantissimi davvero. In più anche magari cosine un po' più sfiziose e strane, tipo ecco il copripennelli che vi ho fatto vedere. Cioè fateci un salto, perché secondo me ne vale la pena. Ci tengo a dire che queste cose le ho comprate io, non mi sono state inviate, quindi non è che faccio pubblicità, cioè ve lo dico perché onestamente mi ci sono trovata bene. L'unica cosa è che dovete avere pazienza, cioè se vi serve una cosa urgente non potete ordinare da questi siti, perché Bycoin ci ha messo un mese esatto, quindi un po' di pazienza, però sta di fatto che non si pagano le spedizioni mai praticamente, ci sono sempre tantissime offerte e quindi alla fine, cioè, ne vale assolutamente la pena. Certo, se vi serve una cosa urgente non fa per voi. E niente ragazze, fatemi sapere se voi avete mai acquistato da questi siti, se vi piacciono i pennelli e se vi interessano altri video su altri e-commerce, insomma, sia cinesi che non. E niente ragazze, aspetto come sempre i vostri commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!